Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Ben ritrovati al nostro nuovo appuntamento informativo che si apre con la pagina della politica Gioco Forza, perché oggi sarà una giornata ad altissima tensione a Bologna per una doppia manifestazione. Gruppi di destra hanno organizzato nel pomeriggio un presidio in zona stazione sul tema della sicurezza. Ci saranno dei gruppi collettivi di antagonisti che hanno annunciato che cercheranno in qualche modo di contrastare questa manifestazione. Già questa mattina centinaia di persone radunate dall'ANPI erano in piazza per protestare genericamente contro l'estrema destra. Sono arrivati anche Lashline e Fratoianni, ma un antipasto della tensione che si potrebbe verificare a Bologna nelle prossime ore c'è stato invece decisamente ieri nel tardo pomeriggio a Porretta, dove gruppi di sedicenti antifascisti hanno fatto irruzione nel cinema di Porretta per impedire la presentazione del libro del generale Vannacci. Fascisti, carogne, tornate le donne, ricordatevi di Marta Botto, 700 donne fascisti, dai vostri libri. Un tempo, circa 80 anni fa, erano i fascisti ad impedire agli oppositori di prendere la parola. Oggi le parti, mutatis mutandis, nella loro declinazione contemporanea di destra e sinistra, rischiano a volte di invertirsi. È il caso di Porretta Terme, dove venerdì pomeriggio la prevista presentazione del libro del generale Vannacci, ringalluzzito per la vittoria di Trump, hanno fatto irruzione gruppi di sedicenti antifascisti che a un certo punto, dopo aver scandito classici slogan e aver ricordato Marzabotto, hanno cercato di impedire ai cittadini interessati al cosiddetto mondo al contrario di fare il loro ingresso nel cinema locale. Solo il paziente intervento dei carabinieri, un militare dei quali si è pure preso una involontaria sciarpata sugli occhiali, ha permesso che il libro venisse al fine presentato. Stiamo già filmando, non c'è niente problema, le forze dell'ordine non si toccano. Penso se devono essere messi così a lavorare. Che mi è arrivata una sciarpata. Presente anche la consigliera della Lega di Argelato, Elisabetta Panzieri, che sarebbe stata anche aggredita, come lei stessa racconta. Questa non è democrazia, è un vero e proprio sopruso, un atto di violenza, perché sono stata strattonata, sono stata spinta, e mi è stato fatto tirati i capelli, e non è possibile che nel 2024 non si possa essere liberi di esprimere il proprio pensiero. E sporgerò denuncia. Da Porretta ci spostiamo a Bologna, dove questa mattina, dicevamo, in funzione anti manifestazione per la sicurezza di Casa Pound della Rete dei Patrioti, l'ANPI ha radunato centinaia di persone. A un certo punto si sono palesati pure Lashline e Nicola Fratoianni, che ascoltiamo i nostri microfoni. Una manifestazione necessaria? Sì, è sempre necessario ribadire i valori della nostra Costituzione, la giustizia sociale, le libertà individuali e collettive, la solidarietà. È sempre necessario ribadire la matrice antifascista della nostra Costituzione. Bologna non merita le manifestazioni delle destre estreme e nazionaliste. Nazionalismo ha sempre prodotto soltanto guerra in questo continente e continua purtroppo a produrre ancora guerra, devastazione, più povertà, perché si abbatte sempre sulle persone più fragili. Siamo qui accanto ai volti di chi ha fatto la resistenza, sono valori da declinare al presente e al futuro, e oggi vuol dire impegnarsi ogni giorno per la partecipazione delle persone e per l'emancipazione delle persone.
soprattutto quelle che oggi fanno più fatica, quindi il Partito Democratico è felice di partecipare oggi a questo presidio democratico e antifascista insieme all'Ampi, ai sindacati, alle tante altre associazioni che hanno aderito. Ecco. Non credo che sia stata una scelta giusta quella di fare manifestare le destre estreme a pochi metri dalla stazione di Bologna, che è ancora per tutte e tutti noi e per tutto il paese una ferita aperta. Secondo lei la piazza non andava concessa? Io penso che basta con queste sfilate che, ripeto, sono fuori dall'arco costituzionale. Le manifestazioni vanno sempre fatte, salvo le manifestazioni di chi nutre e coltiva un'ideologia che impedirebbe a tutti gli altri di poterle fare. Questa è la differenza, no? Seguiremo naturalmente l'evolversi della situazione con i nostri prossimi telegiornali, perché la manifestazione poi delle destre deve ancora avvenire, così come la prevista contromanifestazione della manifestazione dei gruppi antagonisti delle sinistre radicali. Avete capito comunque che siamo in pienissima campagna elettorale. Da questo punto di vista è arrivato a Bologna a sostenere la candidatura alla presidenza della regione da parte di Elena Ugolini, che è del centrodestra, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Ecco, presidente La Russa, oggi a Bologna per questa iniziativa in vista delle regionali ci sono delle possibilità di vittoria per il centrodestra, secondo lei? Io penso che quando si compete in una elezione come questa, difficile sicuramente, ma l'obiettivo è la vittoria, non si corre mai per perdere, quindi sono fiducioso che si potrà fare il massimo possibile e dopo tanti anni invertire una tendenza capiterà, speriamo capiti questa volta. C'è il rischio astensionismo? Ma più che astensionismo ormai è una costante, e nelle elezioni regionali e un po' anche nazionali l'abbassamento del voto è diventato normale. Io do una spiegazione: per troppi anni vincere le elezioni a livello nazionale non cambiava le cose, nel senso che anzi i governi si formavano magari contro il volere dei cittadini. I cittadini votavano in un modo, poi si arrivava in Parlamento e il governo era fatto da chi magari si era combattuto, che si metteva insieme. Questo ha ingenerato sempre più una convinzione che fosse superfluo, non dico inutile, ma superfluo andare a votare. Stiamo e dobbiamo invertire la tendenza. Secondo lei in questa regione sono molti interessi per cui è difficile che si possa invertire la tendenza? Prima o poi si invertirà, io mi auguro prima, cioè ora, perché vede, gli interessi sono importanti, ma la prospettiva, il futuro è ancora più importante. Se vincono gli interessi vincerà sicuramente la continuità, altrimenti vediamo. Uno dei temi caldi di questa campagna elettorale, almeno a Bologna, è sicuramente più o meno voli, collegato al rumore lamentato dai cittadini che stanno nei dintorni dell'aeroporto Marconi. Vediamo allora questo servizio e le parole del candidato per il PD, Critelli. Il PD contro il rumore prodotto dall'aeroporto Marconi ha acceso il dibattito nella campagna elettorale per le regionali, con il ministro Salvini, il viceministro Bignami e pure il leader di Azione Carlo Calenda, che difendono il Marconi da ipotesi di diminuzione dei voli e di un depotenziamento a vantaggio di altri aeroporti nazionali o regionali. Per il PD, il candidato all'Assemblea legislativa Francesco Critelli chiarisce: nessuno vuole depotenziare il Marconi. Assolutamente no. Nessuno vuole depotenziare il Marconi, anzi, la regione Emilia-Romagna nei prossimi 5 anni dovrà mettere in campo un piano strategico aeroportuale che coinvolga tutti e 4 i nostri scali regionali, le autorità nazionali, le istituzioni locali, a partire dal Comune di Bologna, le società di gestione dei nostri aeroporti e le camere di commercio. Gli obiettivi sono molto chiari. Noi dobbiamo migliorare e aumentare complessivamente i flussi regionali, noi dobbiamo migliorare l'accoglienza, noi dobbiamo migliorare il funzionamento del nostro aeroporto Guglielmo Marconi, e lo dobbiamo fare sapendo che occorrono tutte le soluzioni tecniche e tutte le risorse necessarie
per far sì che i nostri cittadini non debbano sorbire effetti negativi dal punto di vista dell'impatto acustico-ambientale. No alla riduzione dei voli, no al depotenziamento dell'aeroporto Marconi, sì a tutto quello che può migliorare l'impatto sulla vita dei nostri cittadini. Altro tema caldo, gioco forza e la sanità pubblica. Da questo punto di vista l'assessore uscente alla sanità regionale Raffaele Donini proprio stamane ha presentato un suo nuovo progetto per l'ospedale maggiore di Bologna. Beh, una grande opportunità per la sanità bolognese, ma anche per la città di Bologna. Il nuovo Eco Ospedale Maggiore, un ospedale nuovo che partirà dal polo della maternità, che è già finanziato per 52 milioni di euro da parte della Regione, e poi si produrrà in una serie di finanziamenti fino a raggiungere 500 milioni nei prossimi 10 anni, per costruire una nuova palazzina delle degenze, un nuovo comparto, un nuovo ambito per quello che riguarda l'emergenza urgenza e la diagnostica, e spazi per la logistica, per gli ambulatori, per le associazioni del malato, per la direzione dell'ASL di Bologna che verrà lì, e un boulevard che collegherà praticamente il parco Ilaria Alpi con i prati di Caprara, rendendo rigenerata tutta l'area interna attuale dell'ospedale maggiore. Ovviamente sono investimenti che noi siamo in grado di portare a termine, perché in questi anni abbiamo finanziato per 600 milioni di euro l'ospedale di Piacenza, per 600 milioni di euro l'ospedale di Cesena, per 120 milioni di euro l'ospedale di Carpi. Ora tocca a Bologna, tocca al Maggiore, tocca all'Eco Ospedale Nuovo Maggiore, che diventerà un riferimento per la sanità e per la città. Cambiamo pagina, parliamo di un'iniziativa che parte dal Tribunale di Bologna e toccherà i detenuti del carcere della Dozza e del Pratello. Un'iniziativa di solidarietà, di supporto, di sostegno a chi è in carcere, sia che siano appunto le persone più adulte, sia per i giovani, quindi una raccolta di beni di prima necessità, indumenti o altro. Come intanto è nata questa iniziativa? Ma questa iniziativa ne replica un'altra che avevamo già tenuto qualche anno fa in epoca pre-Covid e che aveva dato un buon successo. È un'iniziativa molto semplice, molto banale, ma vuole essere il segno tangibile che sia magistrati che avvocati hanno ben presente qual è la situazione drammatica all'interno delle nostre case circondariali. È una piccola goccia d'acqua che noi apportiamo per placare la sete di dignità dei detenuti, perché il carcere di per sé è una sofferenza, non può essere diversamente, ma riteniamo tutti quanti che debba essere salvata la dignità della persona. Ora, fornendo ai persone recluse questo minimo di supporto logistico, vorremmo contribuire a fare sì che non ci sia questo stato di afflizione totale del detenuto all'interno del carcere, che ha portato purtroppo a un'esplosione dei suicidi all'interno dei nostri penitenziari. A livello pratico, come funziona appunto l'iniziativa, quando poi avverrà la consegna anche a loro? A partire dalla settimana prossima, da lunedì, ci sarà un punto di raccolta di indumenti nuovi all'interno del Tribunale di Bologna, con un banchetto di presidio a cui presenzeranno avvocati e magistrati. Quando avremo raccolto tutto il materiale, tramite le associazioni che collaborano con le strutture penitenziarie, recapiteremo questi materiali raccolti all'interno degli istituti penitenziari della Dozza e del Pratello. Un'iniziativa per portare conforto, beni di prima necessità in carcere, sia al Pratello che alla Dozza, dove si vivono situazioni molto al limite. Grazie a questo momento ne approfitto. La mia rivolta, che per la prima volta faccio davanti alla televisione, la rivolta è questa: rivoltiamo i nostri vestiti, diamo un simbolo. Da adesso in avanti tutte le persone che lo vogliono fare in strada dicono: ma perché? Perché hai il cappotto rivoltato? Perché hai la giocca rivoltata? Perché mi rivolto a quello che noi vediamo di rivoltante dentro le carceri. Ora passiamo al basket con due buone notizie. La prima, che ieri sera l'Unipol Arena, nonostante la Virtus ospitasse per l'Eurolega gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, non c'è stato nessun problema di ordine pubblico. Pensate ai fatti terrificanti di Amsterdam di sole due
Sere fa la seconda, minore ma insomma importante, che la Virtus ha vinto. Torna la vittoria in Eurolega la Virtus Bologna. All'Unipol Arena i bianconeri battono il Maccabi Tel Aviv 84-77 e abbandonano l'ultimo posto in classifica. Primo successo europeo tra le mura amiche, arrivato in una partita contro un avversario blasonato e difficile come il Maccabi, grazie a una grande prova di squadra. Ben 5 bianconeri sono andati in doppia cifra nei punti, dimostrazione di quanto sia importante il collettivo in partite come queste. I neri hanno condotto nel punteggio sin da subito, dettando bene il ritmo della gara. Gli israeliani hanno sempre tenuto il passo, evitando di far scappare i padroni di casa, ma senza dare la vera impressione di poter vincere la partita. Banchi ha coinvolto più Ante Zizic e il croato ha risposto presente, segnando 14 punti, prendendo il rimbalzo in attacco e venendo salutato con una standing ovation dal pubblico di casa. Paiola ha fatto il solito Paiola, tosto in difesa e letale in attacco, decisiva la sua tripla del più 6 nell'ultimo minuto di gioco. La Virtus muove finalmente la classifica con questa vittoria, importantissima, soprattutto per il morale. Già domenica le Vunere andranno a Varese per l'impegno in campionato e poi il doppio turno con Real Madrid e Panathinaikos della prossima settimana. E qui si chiude il nostro TG, grazie di averci seguito, appuntamento ai prossimi notiziari. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.